Ci troviamo in località Maddalena a Vasto per segnalare un grave disservizio. C'è un palo della linea telefonica che è stato abbattuto dal vento, dal maltempo, un palo marcio di legno, e questo è un problema serio per i residenti. La signora Margherita D'Amore, allora da quanto tempo è così? Dal 19 settembre ho fatto subito il sollecito, ma non c'è stato verso di farli venire. Ne ho fatti in totale 21 dal 19 settembre e alla fine ho dovuto chiamare i vigili del fuoco che per fortuna me l'hanno messo in sicurezza legandolo con un cavo a un albero di ulivo che però è della signora. Quindi prima pendeva sulla strada? Sulla strada, sì, completamente. Quindi io ci devo passare sotto con la macchina, abito qua e l'unica strada è questa, non ho alternative. Ci sta pure mia figlia, vabbè, insomma, dobbiamo passare per forza qua. Quindi è un pericolo costante. Adesso sta scivolando perché è marcio completamente e quindi non ha nessun appiglio, a parte sto cavo e quindi di fatto si è spezzato, è scivolato in parte sulla strada, quindi avete questo problema, come sì. Dire, questa paura che possa finire sulle vostre automobili. Certo. Quindi cosa chiedete alla Telecom? Di intervenire subito, per me si possono togliere i pali, io non ne ho più bisogno, non ho più la rete, non ho più il telefono e sono l'ultima casa perché l'altra casa è disabitata, quindi per me si possono togliere completamente. Quindi... Avete paura anche per quest'altro palo qui vicino che si sta inclinando? Sì, si sta inclinando, sì. Oggi c'è vento, un po' di... Quanti solleciti ha rivolto? 21 in totale. Nessuna risposta? No, mi mandano un messaggino dicendo che hanno preso in considerazione la richiesta, però non si vede, non si sente nessuno. Lei dice che qui c'è la sua casa, poi ce n'è un'altra di fatto disabitata, quindi la linea fissa potrebbero toglierla, non la vuole? No, non serve più a nessuno praticamente. Per me si può togliere, senza problemi.